A Torino sono stati festeggiati i 40 anni della società Carrara e Matta alla presenza del ministro Lamalfa. La signora Claudia Matta, figlia di quel Giovanni che nel 1940 diede il via all'impresa con Edgardo Carrara, ha voluto riassumere le tappe di un'attività che ha portato l'azienda ad avere oggi un organico di 600 persone. Il sindaco Novelli ha lodato la politica lungimirante della casa, sorta 40 anni or sono con non più di 20 dipendenti, che le ha consentito di inserirsi in un mercato dove la competitività è soprattutto fondata sulla invenzione e sulla previsione dei bisogni futuri. Dopo l'intervento dell'ingegner Frignani, presidente dell'Unione Industriali del Piemonte, Giorgio Lamalfa ha elogiato tutti i dipendenti che, dopo aver salvato l'azienda dai pericoli della guerra, hanno contribuito a svilupparla sul piano internazionale. Al termine della cerimonia, il presidente della società, Giovanni Matta, ha voluto personalmente consegnare i premi ricordo ai dipendenti che hanno contribuito allo sviluppo dell'azienda. Dalla fabbricazione di semplici bocce da gioco, come era agli inizi, essa è arrivata oggi alla produzione di materie plastiche e alla creazione di sofisticati componibili di arredamento per il bagno.